Ciao ragazzi, oggi pasta col tonno. Ebbene sì, è un classico della cucina italiana. Infatti sfido chiunque di voi che in questo momento sta vedendo il video di non averla almeno preparata una volta nella sua vita. L'altro giorno chiacchieravo con Annalisa, la mia amica di Palermo. Anzi, vi metto qua in giro sullo schermo il link del suo canale di cucina, che si chiama Casa Superstar. Anzi, vi consiglio di andare a dare un'occhiata. E appunto, chiacchierando con lei, diciamo che un po' la pasta col tonno è un po' una pasta un po' satanica, un po' il diavolo che l'ha inventata secondo noi, proprio perché essendo il tonno un gusto così forte, così predominante, soprattutto quando cotto, purtroppo appiattisce un po' i sapori. Quindi più o meno, qualsiasi sia la modalità di preparazione, il risultato finale più o meno è sempre lo stesso. Io invece preparo la ricetta che adesso vi farò vedere proprio in estate, perché ha un risultato molto fresco, molto delicato, molto estivo, e tra l'altro è bella veloce da fare, anche perché questa sorta di sugo non prevede cottura, quindi verrà utilizzato diciamo a crudo. Il risultato è molto delicato, molto buono, adattissimo per l'estate, come ho già detto. Ma in ogni caso andiamo a vedere subito gli ingredienti e dopo la realizziamo. Ok insieme. Ragazzi, ecco qua sul tavolo tutti gli ingredienti che oggi utilizzeremo: due scatolette di tonno, una decina di pomodorini freschi, uno spicchietto d'aglio, qualche fogliolina di menta, di basilico e di prezzemolo, poi li tritureremo, un pugnetto di pinoli tritati, ovviamente del sale, dell'origano, del pepe e dell'olio extravergine d'oliva, e infine, immancabile, la pasta. Voi scegliete il formato che preferite, io ho scelto le pennette. Iniziamo subito a preparare. Ok ragazzi, direttamente nella padella in cui poi salterò la pasta una volta che sarà cotta, ho già triturato, fatto a spicchietti il nostro pomodorino. Aggiungo subito lo spicchietto d'aglio, lo lascio grosso così poi sarà facile da togliere. Mettiamo un pizzichino di sale, ovviamente il nostro ingrediente principe della ricetta, ovvero le due scatolette di tonno. Le ho leggermente scolate dal loro olio, ecco qua. E a questo punto possiamo mettere tutti gli aromi, quindi un pizzico di pepe, di origano, un pizzichino di prezzemolo già triturato, un paio di foglioline di basilico, due foglioline di menta. Tutte queste, diciamo, erbette daranno un gusto molto fresco alla nostra preparazione. Mettiamo i nostri pinoli che precedentemente avevo tostato in padella. Questi invece conferiranno una croccantezza particolare alla nostra preparazione. E infine mettiamo un bel giro d'olio. Eccolo qua. Diamo una veloce mescolata e il nostro diciamo condimento per le pennette è pronto. Non ci resterà altro appunto che cuocere la nostra pasta e poi saltare il tutto con questi ingredienti. Ovviamente questa preparazione è anche ideale per fare un'insalata fredda di pasta. Io sinceramente non amo tantissimo le insalate di pasta, e diciamo questo compromesso di sugo crudo ma saltato con la pasta calda mi piace moltissimo. Quindi ragazzi, nella prossima ripresa vedremo me che salto la pasta con questo condimento. Ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ho appena scolato la pasta, eccola qua, ho trasferito il nostro condimento sul fuoco, quindi sarà l'unico momento in cui appunto il nostro sugo subirà diciamo una minima cottura.
quindi non ci resta che mescolare per bene la pasta con il nostro condimento e la nostra pasta estiva è pronta. Già si sente un odorino di origano, di menta, di basilico, buonissimo, ovviamente oltre che di tonno. Bene ragazzi, mescolo per un minutino la pasta e ci vediamo fra un paio di secondi per la presentazione del piatto. A dopo. Ok ragazzi, il nostro piatto è pronto, come vedete bello colorato con i pomodorini, la menta e tutto il resto. E quello che mi piace tantissimo di questa preparazione sono anche proprio i profumi e gli odori che sprigiona. Infatti c'è un bellissimo odore di menta, rosmarino, basilico, buonissimo, proprio ricorda veramente l'estate. Vi consiglio di provarla, perché a me piace tantissimo e diciamo esce un po' dagli schemi della solita pasta col tonno. Che dire, un grosso bacio, un grosso abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ciao!